Ciao a tutti amici, sono il vostro Giuseppe Paoletti, Arte Solga 93. Oggi ritorniamo con i drawing art. E per la precisione, oggi un drawing art fin troppo speciale. Per molti di voi che conosce God of War, sapete di cosa sto parlando. Per oggi, infatti, il personaggio principale di God of War che andiamo a fare oggi è Kratos. Kratos è troppo forte da vederlo, fa fin troppo anche nel gioco. La risposta è sì. Beh, abilità e fortezza con i dettagli. Ieri mi sono cavato un po' abbastanza bene con il corso di fumetti e aspetta un attimino. E questo qua è totalmente il risultato. O vado a fare Kratos in una maniera un po' più complicata, come appunto la faccio proprio appunto per fare questo video che riguarda proprio Kratos. Beh, signori, che dire? Disegniamo Kratos? Sì, quindi ho già fatto. Tanto iniziamo perché prima di tutto ho fatto un piccolo schizzo che ho qui, che poi questo schizzo me l'ha portato a fare un po' di cosucce, che attraverso da quello che ho potuto notare è uno schizzo fin troppo abbastanza preciso per un drawing art. Quindi, telecamera in alto e iniziamo! This is drawing art! Krotus! Ok ragazzi, beh, lo schizzo è venuto così, anche se è andato su un po' disegnativo, per noi oggi lo andiamo a fare, andiamo a, diciamo, a terminarlo, a, cioè ripassarlo per bene, perché come vi ho detto prima utilizziamo questa 5B, questa 5B, che è mo molto importante. Thank you.
Ed eccolo qui, terminato Kratos. Raga, troppo, troppo bello. Guardate che gusto, raga. È lui. So che vi è piaciuto. Se vi è piaciuto, pollicione in su e iscrizione al canale. Fondamentalmente, attivando anche la ciambanella. E raga, notizia la super bomba. Sabato mattina inizia il progetto della chitarra nuova. Ormai i pezzi che vi ho mostrati sono già qui a casa. I pick up e i potenziamenti sono l'ultima cosa che prenderò. Anche se ho tutto conservato. E ormai, che devo dire di più? Tenetevi pronti. Comunque arriverà, vi tengo, cioè, arriverà molto molto presto. Perché per fare qui soltanto il bordo e colorarlo e tutto ha il suo tempo. Perché sì, ragazzi, perché quella che farò è una semi-Les Paul, però con una zard in più. Eh sì, vabbè, ragazzi. Poi, se nel video degli anni avvisi, l'ho detto quando, non so quando sarebbe arrivato il video della chitarra nuova, perché iniziare, e soprattutto perché mo l'amico di mio padre è uscito da questa situazione dal Covid. Grazie a Dio è uscito da questa situazione. E sabato, allora, pronti, perché io vi aggiornerò da lì. Vi aggiorno su Instagram, vi aggiorno totalmente, vi aggiorno, perché sabato mattina vado giù e pomeriggio una bella sorpresa, che vi porto qualche piccolo video. Sì, capirete molto presto il perché. Dai, ragazzi, vi terrò aggiornati. Un bacione a tutti. Seguitemi su tutti i social, che trovate tutti in descrizione, e anche gli altri video del lavoro che ho fatto con Skull Warrior. E soprattutto, ci vediamo al prossimo video, che arriverà fra non che arriverà molto, molto, molto presto. Dovete soltanto avere la pazienza giusta. Perché forse, poiché farò, vi carico qui alcune cose che succede attraverso lo short. Va bene? Un bacio, ragazzi.